Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo qui con Steve. Ciao Steve. Dunque, perché una ragazza riesce a passare oltre velocemente rispetto a un uomo? Perché la ragazza, amici miei, è abituata a soffrire letteralmente e a rapportarsi con le delusioni amorose sin da quando è bambina, è piccola. Perché la ragazza ha molte più possibilità e chiaramente vive le relazioni in una maniera sin da subito molto più seria di un uomo, cioè un uomo a 16-17 anni è un bambino e pensa a scopare, avere le prime esperienze. Una ragazza è quella che vuole la relazione, l'innamoramento, che cresce con l'idea del principe azzurro e quindi si scontrerà spesso e volentieri con situazioni in cui appunto la faranno soffrire, ok? Il fatto di soffrire, anche per le piccole cose, forgia le ragazze e abitua le ragazze a fare a meno di un uomo. Ok? Quante volte un 17enne, un 18enne magari non tratta benissimo la ragazza con cui insieme la fa soffrire e lei nel corso di una relazione lunga un anno soffre, mentre magari lui va in giro con gli amici, viene freghista, eccetera. Lei in quell'anno si è fatta un training a livello di sofferenza e di gestire quest'ultima, che un uomo poi se la fa a 23, 24, 25 anni, quando sta insieme a quella che veramente l'ha colpito, si innamora, lei lo lascia, lì arriva la prima batosta. La ragazza l'ha avuta 10 anni prima, quindi le ragazze riescono a passare oltre proprio perché sono forgiate da subito e perché, oltre ad avere mille possibilità, riescono a viversi la sofferenza in una maniera più intelligente e più proprio più consona, riescono a starci dentro con tutte le scarpe. Un uomo invece impazzisce proprio perché ha questa prima esperienza di sofferenza a 23, 24, 25 anni, quando inizia a maturare e a voler di più dalla ragazza in questione che glielo nega, allora impazzisce, piange, fa regali, eccetera. Una ragazza, se ci fate caso, quando viene lasciata non fa regali, non piange, cioè si piange, ma non è che viene sotto casa, piange, soffre, magari ti scrive se sta sotto, eh? Ma più di un tot poi non fa, si ferma, elabora il lutto, elabora la sofferenza e poi va avanti, perché è abituato, dovete imparare a soffrire. Ma lo imparate buttandovi con le ragazze, prendendo i due di picche, ricevendo i no? Questa è formazione che voi non volete capire. Sono piccoli dettagli di sofferenza immagazzinati, vi fanno crescere come persone, come uomini, e vi permettono di vivervi al meglio sofferenze future. Grazie Steve. Alla prossima.